stai davvero guidando come un pazzo oggi, lo sai? E poi si può sapere perché siamo venuti fino qui? Potremmo essere a casa nostra a dormire come dì. La casa è troppo vicina a quella banca, è nella stessa città. Perché ce l'hai con la banca? Si può sapere che t'ha fatto? Quell'uovo farcito che la dirige, mi odia. Uova farcite, le adoro, non si sa mai che c'è dentro finché non le mordi. Allora dà un morso da parte mia a Topper e spaccati i denti. Perché mai lo odi così? Perché mi annoia a morte, è una specie di capra di successo. No, questo non lo dire, Topper può presentare molte interessanti possibilità, forse. Beh, anche una capra può diventare cotoletta, hamburger o io meglio... Io direi spezzettino, sì. Topper spezzettino, gli sta bene, vero George? Ma di cosa diavolo stai parlando, passerotto? Di spezzettino Topper, capisci? Lui ha soltanto bisogno di essere un po' rimesso in forma. Io potrei riuscirci, vero George? Sì, e senti, l'ultima volta che hai cercato di rimettere qualcuno in forma mi è costato 100 carte da 1000, stavolta punto i piedi. Sembra che li punti anche troppo da un po'. L'altro giorno per poco non ci spiaccichiamo contro un albero. Passerotto mio, se guidassi tu non ci sarebbe più un albero. Li sradicheresti tutti quanti. Non ricordi cosa è successo all'ultima macchina che abbiamo avuto? Certo, hai travolto un banco del mercato. Ma no, quella prima di quella. Ma come puoi pretendere che me ne ricordi? George, ma che fai? Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Qualcosa nell'occhio? Sta attento, ma che fai? Oddio mio, non arriverò mai in fondo a questa storia. No, oh, guarda la mia macchina. E guarda il mio cappello. Mi si sono smagliate le calze. Ma com'è finito qui? Ti avevo detto di andare più piano, ma tu al solito... E cosa vuoi fare se ti scoppia una gomma? E poi mi era entrato qualcosa nell'occhio. E se fosse colpa della tua guida? Ma quella curva l'ho presa più velocemente un sacco di volte, e anche tu. E pensare che era una macchina così bella, poverina. Oh, George! Eh? Stai diventando trasparente! Stai svanendo! Questa è bella, tesoro. Sta succedendo anche a te. Guarda. Che cos'è? Noi, lo sai, Giorgio. Credo che siamo morti. Forse hai ragione. Che buffo, non mi sento affatto diverso. No, neanche io. Adesso mi chiedo che cosa accadrà. Non lo so. Penso che tra poco sentiremo le trombe e voleremo via. Speriamo di restare insieme. Ci mancherebbe. Niente trombe? No, niente trombe. Marion, cosa pensi che sia più normale fare in questo momento? Non lo so. Non siamo mai stati normali noi. Qualcuno ci chiederà delle nostre buone azioni, poi ci aprirà le porte del paradiso e ci farà passare. Sì, ma... quali buone azioni hai compiuto? Oh, una dozzina. Dimmene una. Una? Una. E tu, quali sono le tue? Beh, io... Almeno non hai compiuto cattive azioni. Sì, ma questo non basta. E temo che ormai sia troppo tardi. Già. E ho paura che per una volta nella nostra... Sì, siamo nei pasticci, ecco. George, forse no. Eh? Senti, se la facessimo ora una buona azione, forse... Oh, George, stai svanendo!